legalità, appunto. Un percorso affascinante che ha visto protagonisti tantissimi territori, partiti a Porto Selvaggio nei luoghi di Renata, arrivati a Leuca nei luoghi di Don Tonino e oggi a casa di Antonio Montinaro, i giganti del nostro territorio sulle spalle dei quali noi possiamo camminare e guardare orizzonti diversi, declinati in termini di legalità. La mafia ha paura delle scuole, ha paura dei ragazzi, ha paura di quello che con l'educazione riusciamo a far loro comprendere e questa è la strada giusta. Quest'anno 23 scuole che si sono cimentate in questi percorsi, mi auguro che rimanga nel cuore dei ragazzi l'emozione dell'aver vissuto questi percorsi, legando il mare, il cielo, i luoghi belli come Porto Selvaggio, ma anche l'incontro tra le persone, gli sguardi in modo particolare. Il 12 noi ci ritroveremo in provveditorato a fare così il report delle attività che abbiamo posto in essere quest'anno e faremo la call for all per tutte le scuole di questo territorio affinché il noi diventa un noi sempre più grande. Da matematica mi auguro che sia un noi al noi, perché l'esponenziale fa specie alle mafie. Sì, ho visto lì il cartellone con Antonio Piccolo, capaci di ricordare, e quindi tutto questo, insomma, a parte l'emozione, però mi riempie veramente di gioia perché ti rendi conto che poi non è stato dimenticato, no? E con tanta gente che mi ferma qui, insomma, e si ricorda di Antonio quando era piccolo, quando andava a scuola. E quindi io veramente ringrazio tutte le persone che si sono impegnate, mia cognata Matilde che sta sempre a ricordare, tutte le insegnanti, voi che fate il vostro lavoro, quindi grazie, veramente grazie, perché per me, per Gaetano, Giovanni, i miei figli, è talmente importante il fatto che si ricordano di Antonio, che ti dà proprio la sensazione, no? Vedendo andare per mare, che la quarta Savona 15 cammina per terra, io la faccio camminare in tutta Italia, ma qui in tutti i mari, quindi quel senso proprio di libertà è che con tutti noi, con tutte le persone oneste che ci credono veramente, loro continuano a vivere e continuano ad andare avanti. Quindi grazie, veramente grazie a tutti quanti. Settimana. Sì, è una bella giornata, innanzitutto perché ricordiamo degli uomini, delle donne che sono state vittime della barbarie, della violenza. Sia 25 anni fa il giudice Falcone, Borsellino, gli uomini della scorta, Antonio Montinaro, nostro concittadino, sia le vittime degli ultimi giorni, i 24 ragazzi di Manchester che erano andati a vedere un concerto e che non sono più tornati a casa. Ecco, queste manifestazioni, queste iniziative sono importantissime perché oltre al ricordo danno l'esempio che bisogna presidiare sempre la legalità e insistere sulla non violenza. E in questo senso, nel mio saluto, oltre che ringraziare le scuole e tutte le associazioni che hanno collaborato all'iniziativa, ho voluto ricordare che qui a San Foca c'è un presidio di legalità fatto da cittadini, cittadine, mamme. Una delegazione sta qui a esporre pacificamente gli striscioni contro quello che consideriamo una violenza rispetto al territorio, un territorio e una popolazione che ha detto chiaramente che non vuole un'opera così impattante e così devastante come il gasdotto TAP. Ecco, giornate come questa ci fanno ricordare che la legalità deve essere sempre sostenuta, ricordata e difesa con forza, anche quando dall'altra parte ci sono poteri molto più forti di noi.